Io sono sempre più convinto che la carta da parati renda la casa unica e originale. Per questo ormai da diversi anni collaboro con un'azienda che mi segue da vicino nelle mie scelte, per dare un tocco fortemente personale alle case. La mia opzione preferita sono i wallpaper custom. In questo modo posso giocare con dei richiami dei colori o finiture, creando un dialogo tra materiali diversi dello stesso ambiente. Ma posso anche creare soggetti totalmente nuovi, come ho fatto proprio nella mia casa al mare. Quest'estate ho fatto alcuni lavori, appunto, e ho deciso di adibire la taverna nella zona cinema. Una grande passione che condivido con Federico. Devo ammettere che l'effetto ha superato anche le mie aspettative. London Art, la società con la quale collaboro, ha a disposizione una vasta gamma di soggetti, pensate, più di 1000, quindi puoi sceglierlo per diversi ambienti e riscontro sempre un grande successo tra i miei committenti. E come ho fatto per Serena, che voleva impreziosire il suo antibagno con questa cascata di diamanti che a lei piacciono tanto e faceva parte della collezione 2018 che si chiama Shine On. È stata tutta rivestita in fibra di vetro per resistere sia all'umidità che agli schizzi d'acqua. Altrettanto prezioso è il wallpaper Vernissage che ho utilizzato nella casa di Andrea e Dario. Vi ricordate tutta quella parete con tutti quei Mona Lisa dove ho inserito anche uno specchio? Perché ogni tanto è anche bello essere ironici. E invece voi per la vostra casa che wallpaper mettereste?